Le guerre persiane, Flipped Classroom. La prima guerra persiana ebbe inizio con la spedizione punitiva di Dario I contro Atene ed Eretria, le due città che avevano prestato soccorso a Mileto, città che si era ribellata al dominio persiano. Ma nel 492 a.C. i 20.000 soldati delle navi di Dario I vennero sorpresi da una tempesta che distrusse la loro flotta nei pressi della penisola Calcidica. Nel 490 a.C. Dario I organizzò una nuova potente flotta che sbarcò presso Maratona. A prendere il comando dell'esercito greco fu Milziade, che ruppe gli indugi e attaccò l'esercito persiano, molto più numeroso, infliggendogli una pesante e decisiva sconfitta a Maratona. Filippide fece 42 km da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria, e ancora oggi si corre la Maratona, una corsa di 42 km in ricordo dell'impresa di Filippide. 10 anni dopo, nel 480 a.C., scoppiò la seconda guerra persiana. Serse I, figlio di Dario I, organizzò un esercito di 150.000 uomini circa, determinato a vendicare la sconfitta di Maratona. A seguito dell'iniziativa di Serse, le città greche si divisero in due schieramenti. Uno, città del nord, che decisero di sottomettersi ai persiani. Due, le altre città, che decisero di resistere e a Corinto costituirono la Lega Panellenica, comandata da Sparta e Atene, con l'obiettivo di respingere l'invasione persiana. Ma la Lega Panellenica era a sua volta divisa per motivi legati al luogo giusto dove si sarebbe dovuto affrontare l'esercito persiano. La decisione finale stabilì che l'esercito navale avrebbe atteso la flotta persiana presso Capo Artemisio, dove i contendenti si affrontarono in una battaglia insoluta, mentre i soldati a terra avrebbero bloccato i persiani presso il Passo delle Termopili. Presso il Passo delle Termopili, nel 480 a.C., i coraggiosi 300 soldati guidati da Re Leonida di Sparta, malgrado sconfitti, riuscirono a rallentare l'avanzata dei persiani, che vennero a loro volta sconfitti per mare nella battaglia di Salamina da Temistocle, che comandava la flotta greca. La faticosa vittoria delle Termopili permise ai persiani di avanzare via terra e convinse gli abitanti di Atene a fuggire temporaneamente sull'isola di Salamina. Serse giunse ad Atene deserta e ordinò ai suoi soldati di dare fuoco alla città e di distruggere i templi e l'antica acropoli ateniese, che verrà poi fatta ricostruire da Pericle. Alla battaglia di Salamina prese parte anche un certo Faillo, atleta della città di Croton, l'odierna Crotone. La spedizione di Faillo fu l'unico vero aiuto dei greci della Magna Grecia alla madre patria. L'atleta crotoniate si batté con coraggio, tanto che Atene e Delfi dedicarono a Faillo una statua e Alessandro Magno, secoli dopo, omaggiò Croton di oro per il valore del suo concittadino. Nel 479 a.C. la battaglia di Platea costituì lo scontro decisivo che decretò un altro grande successo dei greci, che al tempo stesso, a Micale, riuscirono a distruggere ciò che rimaneva della flotta persiana reduce da Salamina. La vittoria finale dei greci fu pesante e decisiva ed ebbe conseguenze significative nel corso della storia dell'umanità.